Benvenuti nuovamente a Suonate le Campane. Lo dicevamo anche qualche giorno fa, sarete ormai stanchi di sentire questo ritornello con cui ogni volta iniziamo queste presentazioni, ma diciamo sempre anche che incontrare chi ci propone le canzoni, le opere d'arte, le poesie che proponiamo è importantissimo. Allora, abbiamo già avuto qualche giorno fa un bellissimo canto del Canzionero de Palacio, visto che ho studiato. Proposto da Rafa e da Manoli. A loro si è aggiunto Marco, che abbiamo già visto accompagnare Valentina in altre campane, come le chiamiamo noi, per un'altra canzone. Anche questa è una canzone popolare spagnola, La Violetera. Allora, fate quello che volete. Comincia Rafa e poi ci raccontate un po' della musica, della canzone, come volete voi. Prego, Rafa. Non so, penso che, bueno, prima di tutto può sembrare strano come suonare insieme Marco che abita a Berenzona e Manoli e io che siamo qui a Madrid. Qualche parola su questo, no? Perché per me è una bellissima esperienza che facciamo da tanti anni. Non è solo musicale, è un'amicizia. Ci siamo trovati facendo musica, hai tanta gente che ci ha invitato a fare i concerti innanzitutto di musica popolare spagnola e non solo. E così abbiamo trovato tanta gente. Marco è nato al nord dell'Italia, però già la sua anima è 50-50 spagnola. È diventato un spagnolo suonando e a me mi piace tanto perché suonare insieme a lui perché, non so, è sempre diverso, è una novità sempre suonare insieme, no? Perché non so cosa farà nel concerto. Así que, no so, Marco, di qualcosa. No, io dico che va bene, per questa esperienza di amicizia per me è fonte di grande gratitudine e ho avuto sempre l'impressione in questi anni di relazione con Rafa e con Manoli, che sono tanti ormai, di andare a scoprire dei tesori, cioè che loro mi portassero proprio a scoprire i loro tesori e rispolverando le radici del canto popolare spagnolo. E quindi diventa più facile fare delle cose belle quando le radici sono così belle, sono così profonde, sono così semplici anche in fondo. Questo canto, mi risuona un po' in testa la melodia, sta tutto in un'ottava e si potrebbe accompagnare con due accordi. Eppure è commovente la melodia di questo canto, è grandioso come lo fa Manoli, per cui è una grande gioia per me lavorare con loro proprio per questo viaggio di scoperta che abbiamo fatto insieme e per questa grande amicizia, che per me è stata anche occasione di imparare proprio a stare di fronte alla vita, quindi non solo arte, ma tanto di più. Ecco, questo è un po' la mia esperienza. Manoli, Manoli, dici tocca qualcosa a te. sulla canzone? Sì, vai. Sì. Questa canzone è una canzone che parla di una donna che vende viole agli uomini e a tutta la gente che passa per la strada. Io immagino che è molto bella e che ha molta grazia per parlare a tutti e utilizzando tutto l'incanto per vendere quello che le fiori, no? Insomma. Io immagino a la donna in Madrid. Io sono madrileña e mi piace tanto camminare per il centro. Immagino questa donna che lo fa, no? La musica di questa canzone mi piace tantissimo. L'ha utilizzato Charles Chaplin in un film che si chiama Le luci della città. E penso che è molto conosciuta. E le parole che dicono sono molto freschi e è divertente, no? Non so, e io penso che a tutti possono ascoltarla
con molto piacere. Io penso che per dire una cosa in più sulla canzone, che la canzone, veramente la musica ti conquista, come la donna che vende le fiori conquista gli uomini quando la stai ascoltando. No? Non so se quello che dico in italiano si può capire, però tu puoi dire di una canzone, questa canzone è bella, ma anche puoi dire questa è una bella canzone. Per me questa è una bella canzone. Sì, è proprio una bella canzone, anche perché il risultato che è venuto fuori è meraviglioso. E quasi c'è un avviso da dare, che innanzitutto chi la vedrà e l'ascolterà gli resterà nel cuore, negli occhi e nelle orecchie, perché ci si scoprirà a canticchiarla, no? In un motivo così semplice, così bene eseguito. Resta quasi la domanda, andando in giro, di poter incontrare una fanciulla così bella che ti offra di prendere una viola. È come una bellezza che uno vorrebbe sempre ritrovare, la bellezza di questa musica, la bellezza di questa amicizia tra di voi, che secondo me è formidabile, perché oltre a essere generativa di un'opera artistica molto bella, si vede che genera delle persone più liete di poter camminare insieme. E di questo vi ringraziamo moltissimo, perché oltre al canto ci fate vedere questa esperienza di unità che è sempre uno spettacolo da vedere. Quindi, basta, bando alle ciance, adesso ce la godiamo, la vediamo, la sentiamo, vedrete alla fine, vi ricorderete che quando si concluderà il file, voi ricomincerete a canticchiarla, perché resterà nel nostro cuore. Grazie Manoli, meravigliosa, splendida. A voi, grazie a voi. Grazie Rafa, grazie Marco. Con Walter vi salutiamo, ringraziando anche Giovanni Assandri e Francesco Lorenzi, che ci aiutano sempre a mettere in piedi questa diffusione via internet, che senza di loro non sarebbe possibile. Quindi grazie, buon ascolto, buona visione a tutti. Grazie. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Thank you.
Thank you.